Grazie per aver organizzato questo convegno per onorare uno dei figli più illustri di Savona, forse il filosofo italiano di maggiore rilievo della seconda metà del secolo XX. Spiegherò poi le ragioni di questa mia affermazione. Grazie per avermi invitato, grazie per avermi fatto incontrare alcuni amici di lunga data, Cantoni, Ronco, Introvigne. Grazie anche perché mi avete fatto incontrare qualche giovane studioso che si occupa di Del Noce. Io purtroppo non potrò ascoltare la relazione su Del Noce del 68, ma sarei stato molto curioso di sentirla, perché sono gli anni nei quali inizia il mio rapporto con su Del Noce. Sarebbe interessante vedere con un giovane oggi quale a quegli anni. Avete commesso una grave imprudenza invitandomi senza dare un titolo, ma io confido sul fatto che quando ho parlato troppo lui mi chiederà la giacca e mi fermerà. Immagino che voi vogliate sentire una lezione, ma anche una testimonianza, come io sono curioso di sapere come un giovane di oggi vede quello che eravamo noi del 68, così forse voi siete curiosi di sapere come vedevamo noi Del Noce allora. Umanamente il ricordo che ho io di Del Noce è di una persona molto buona, molto umile, contrariamente all'immagine che gli hanno cucito addosso, che è totalmente contraria a quello che lui era veramente, tipicamente un uomo del dialogo, perché gli piaceva parlare, gli piaceva ascoltare. Io ricordo la mia confusione di ragazzino con questo filosofo, che era il compagno di scuola di un nostro compagno, che è il padre di un nostro compagno di scuola, Fabrizio Del Noce, che voleva ascoltare quello che pensavamo noi. Per la prima volta lui mi ha dato l'idea che io potevo pensare, cioè che quello che pensavo io poteva essere rilevante e che quindi avevo la responsabilità di pensare. E poi parlava, ma dopo aver ascoltato, e quando parlava aveva la capacità di riprendere quello che tu gli avevi detto mettendolo in un ordine logico e quindi aiutandoti a pensare, a capire le contraddizioni, le discrepanze. Ma allora cosa volevi dire veramente? Perché hai detto questo, hai detto quell'altro. Ma una volta a lezione lui ha citato un passo di Platone che lo descrive perfettamente. È un passo della settima lettera di Platone, quando Platone spiega che ci sono delle cose, le cose di maggior valore e più importanti, che non si possono scrivere sulla carta, si scrivono sulle anime degli uomini attraverso il dialogo, il vivere insieme. E lui viveva con i suoi studenti, almeno con quelli dei suoi studenti che avevano voglia di vivere con lui, realizzando un tipo di trasmissione del sapere e dei valori che era la possibilità di vedere in atto quello che lui diceva sulla tradizione. È un grande tema suo, la tradizione, come consegna dei valori da una generazione all'altra. È un tema che lui effettivamente viveva aprendo al dialogo con i giovani. Uomo del dialogo, dotato di una erudizione straordinaria, fondata, questo è abbastanza raro, su una conoscenza diretta dei testi e non sui manuali dei quali lui sistematicamente diffidava. Tanto che non scrisse quel manuale di storia della filosofia che tanto sarebbe stato necessario, o meglio lo scrisse, ma è il problema dell'ateismo, andrebbe ritradotto dalla forma un po' ermetica di questo testo, in modo da renderlo accessibile agli studenti dei licei. Uomo del dialogo, straordinaria erudizione, era anche un uomo poliutropos, direbbe Omero, con molti lati, perché parlando con tutti è stato importante per uomini molto diversi. Io ho apprezzato molto le parole che il vostro assessore ha detto poco fa. Mi spiace che non sia più qui, perché c'è una cosa su cui invece dissento. Pur appartenendo a un'altra corrente di pensiero, Del Noce non è un filosofo cattolico, cioè non è un filosofo che scrive per i cattolici, è un filosofo che parla con tutti,
Per esempio, è stato importante per l'evoluzione del pensiero della sinistra. Ha avuto interlocutori importanti, una gran parte della vita di Vernon si svolge nel dialogo con la sinistra. È stato ricordato il suo rapporto con Felice Banco, con Franco Rodano, con i cattolici comunisti, ma si potrebbe ricordare che anche la cosiddetta École Parisienne, il gruppo dei filosofi marxisti di Bari, con Biagio De Giovanni, è venuto crescendo nel dialogo con noi. Ci potremmo ricordare Pasquale Serra, potremmo ricordare anche a suo modo Massimo Cacciari, sono tutti interlocutori in una fase o in un'altra di Augusto Del Noce. Non dimentichiamo che Augusto Del Noce, detto fra di noi, abbastanza ostracizzato dalla cultura cattolica del tempo, diventa professore ordinario portato da Gabbana della Volpe, il massimo filosofo marxista italiano dell'epoca, che riconosce che i suoi studi su Marx, quelli di Del Noce, sono la cosa più importante scritta su Marx in Italia e forse non solo in Italia. Perché? Qual è il Del Noce del marxismo? Del Noce legge Marx e in Marx cerca quello che la vulgata dell'epoca gli dice trovarsi in Marx, ma ciò che attira i giovani cattolici dell'epoca verso Marx. Marx in fondo sarebbe l'autore di una sociologia dello sfruttamento, che chiama gli sfruttati alla lotta per affermare la loro dignità e i loro diritti. In quanto tale, il programma marxiano sarebbe un programma fondamentalmente giusnaturalista, richiama il diritto naturale dell'uomo a lottare contro lo sfruttamento e in quanto tale sarebbe conciliabile con il cristianesimo, sarebbe anzi potrebbe essere perfino l'etica necessaria per i cristiani che vogliono lottare contro la povertà, che vogliono stare dalla parte del povero. È stato citato il saggio del 46 sulla non filosofia di Marx. Non è questo quello che Marx legge in Del Noce, leggendo i testi. Il suo metodo è sempre il metodo di andare ai testi, è un invito al rigore e alla serietà. Perché il perno del pensiero di Marx è un altro. Il perno del pensiero di Marx è invece la scelta postulatoria dell'ateismo. Il tema di maturità di Marx, che era un tipo precoce, è fatto di un tema di religione ed è sul Vangelo di Giovanni, capitolo 15 e seguenti, la parabola della vita e dei tracci. Riconoscendo Gesù Cristo come propria identità vera, il cristiano diventa membro l'uno dell'altro, l'altro che riconosce anche lui Gesù Cristo come il suo volto vero, è più intimo a me che non a me stesso. E questo, quindi la fede, genera una comunione più pregnante di quella che deriva dai rapporti naturali. Diventa più fratello che non un fratello secondo la carne. Il cristianesimo genera questa nuova comunità. Di cosa dice Giovanni Marx? Prima di analizzare il testo di Giovanni, dobbiamo fare una metacritica. Cioè, dobbiamo domandarci, ma per realizzare quell'obiettivo, la piena comunità degli uomini fra di loro, per realizzare la comunione c'è bisogno di Gesù Cristo? O la realizzazione di questa comunione corrisponde a una potenzialità intrinseca dell'essere umano come tale? Tutto il resto di Marx è profondamente in continuità con questa percezione originaria che ritroviamo nei manoscritti economico filosofici, un brano dei quali che adesso vi espongo sta proprio al centro della riflessione di Del Noce su Marx. Marx dice: l'ateismo è molto difficile da insegnare al popolo,
perché il popolo si pone sempre la domanda: da dove vengo io? Qual è l'origine? Sì, tu puoi dire, tu vieni da tuo padre e da tua madre, l'unione di un uomo e di una donna ha generato te, ma non basta, perché naturalmente viene la domanda, e così via. E anche se gli dici non c'era ancora Darwin, non è che se gli dici però poi i tuoi bis furono generati da due scimmie, prima di sempre cosa parla, ma da dove vengono le scimmie? Allora, questa idea che noi riceviamo l'essere da altro, che non ce lo diamo da soli, e l'altro per eccellenza che dall'essere alla fine è Dio, non può essere sradicata dallo spirito popolare. Questo è quello che non ha capito Feuerbach, dice Marx, quello che non hanno capito tutti gli atei prima di Marx. Tutti i filosofi prima di Marx hanno propagato l'ateismo, non hanno capito che la domanda sull'origine non si sradica e che l'unica risposta, che poi non è una risposta, è l'indicazione di un verso dove, è il riconoscimento che noi non ci diamo l'essere da soli, è Dio. Tra l'altro questo fonda l'idea di tradizione, che prima di essere la tradizione dei libri, la tradizione delle idee, la tradizione dei valori, la tradizione dell'essere, riceviamo l'essere da chi viene prima di noi. Qual è il modo di fondare l'ateismo? In che modo l'ateismo può vincere la sua battaglia? Ma se noi riuscissimo a creare un mondo nuovo, che è fatto interamente dagli uomini, di modo che potessimo dire questo mondo l'abbiamo fatto noi, avremmo più bisogno di porci la domanda sull'origine? Non ne avremmo più bisogno. Il comunismo è la realizzazione di un mondo nuovo interamente fatto dall'uomo che sradica la domanda sull'origine, che rende impensabile la tradizione, che realizza la rivoluzione. Questa percezione del marxismo era innovativa rispetto al marxismo che era corrente al tempo nostro, e su questa radicalità della posizione di Marx inizia il dialogo da un lato con i cattolici comunisti che si ritraggono, perché questa visione del marxismo dice chiaramente l'incompatibilità tra cristianesimo e marxismo, ma è quello che interessa invece la mano della volta, che tentava in Italia esattamente di portare il tema del marxismo come scienza, marxismo come fine della filosofia. Cosa vuol dire non filosofia di Marx? Vuol dire che tutte le filosofie hanno cercato di descrivere il mondo, e quindi tutte le filosofie, anche le filosofie atee, sono in realtà religiose. Perché sono religiose? Perché descrivendo il mondo accettano il fatto che il mondo c'è già, viene da prima, e quindi non possono sradicare la domanda da dove viene il mondo. La filosofia di Marx è la prima la quale non sia una filosofia da preti. Questo è un insulto che Marx ama fare ai suoi avversari atei. Ce l'ha per esempio con Proudhon, no? Cioè, Proudhon crede di essere ateo, ma non è vero, è un prete. Anzi, per la verità, lui dice Pfaffen, che il termine dialettale renano che potremmo tradurre in italiano con parrino, termine dialettale siciliano che vuol dire la stessa cosa. Perché è un prete? Perché supponendo che esiste un mondo di prima, una giustizia, una verità, un bene assoluto, chiedendo i diritti del povero, del proletario, in nome della giustizia, della verità, del bene, mostra che non ha capito niente. Perché se c'è una giustizia e una verità, comunque ci deve essere anche un Dio. Feuerbach aveva detto, noi non siamo atei, ci siamo atei, ma non siamo atei, perché noi vediamo che esista Dio, ma affermiamo che la giustizia, la verità e il bene, i tre attributi fondamentali di Dio, le tre perfezioni pure, o ce n'è una quarta, comunque la lasciamo perdere, perché non rientra nel discorso. Queste perfezioni pure di Dio noi le manteniamo in vita, nel caso di Feuerbach come attributi dell'umanità, nel caso di Croce come categorie trascendentali dell'intelletto umano, ma sono di mantenere. E Marx è il primo che con grande chiarezza dice no, se non c'è Dio non ci sono neanche queste categorie trascendentali.
trascendentale. Caduto il soggetto, cadono anche gli attributi. In questo Marx è radicale come dice. In che modo, però ancora una qualche nostalgia, in che modo si possono restaurare la fiducia della verità di sé? Soltanto se una rivoluzione, la quale deve nascere dalla condizione materiale dell'uomo, non può nascere dalla volontà dell'uomo che cerca una giustizia della verità per tutti, che non ci sono. Se la condizione materiale dello sviluppo della società porta ad una rivoluzione che restaura questi valori, e questa è la scommessa sul comunismo. Dell'oggi mette in evidenza il carattere di scommessa che c'è nel comunismo e la pretesa ineliminabile del comunismo di essere una scienza della società che deve dimostrare con i fatti e con la teoria che questo cambiamento è possibile. E questo incontra, diciamo prima, la linea marxista di Cavallo da Monte. Sono su due lati opposti alla scommessa. Dell'oggi scommessa che non è possibile. Che è possibile che succederà, ma sono concordi nello spiegare che cosa è veramente il marxismo. E questo è un altro interlocutore della noce, come un pensiero si svolge in rapporto agli interlocutori e come la noce interviene profondamente nello svolgimento della storia della sinistra intellettuale italiana. Anche con Rodano c'è un dialogo di uguale portata, di cui oggi non parleremo, anzi di maggiore portata, sarà testimoniato poi dal libro Il cattolico comunista, ma questo lo lasciamo da parte. Ma non finisce qui. Rodano, Bernardo della Volpe, Massimo Cacciari, il tema marxismo e Nietzsche, la scoperta di Nietzsche in riferimento al marxismo, non è pensabile fuori della scoperta della radicalità dell'ateismo marziano. Ma c'è un'altra generazione, diciamo, di marxisti che dialogherà con Bruno Noce, quelli che hanno il problema del marxismo italiano. Gramsci, il marxismo legato all'idea di una scienza della società che prevede il crollo necessario del capitalismo e quindi conduce verso una società nuova, questo marxismo è stato tentato dall'Unione Sovietica ed è fallito. E allora che fare? La strategia gramsciana è una strategia la quale rende il marxismo più filosofico. Marx lo vuole portare fuori dalla filosofia, Gramsci lo vuole riportare dentro la filosofia. Marxismo come punto d'arrivo della storia della filosofia italiana e come formula per una rivoluzione ulteriore alla marxismo. Ma in questo modo il marxismo che perde la sua base materialistica nella lotta di classe si avvicina drammaticamente al fascismo. Cos'è il fascismo? Pensiamo ai due libri paralleli del Noce, quello su Gramsci e quello su Gentile. Il fascismo è il progetto di una rivoluzione ulteriore alla massa comunista, adatta per un paese di più grande civiltà che sarebbe l'Italia. Gentile ha due opere prime, tutti noi filosofi abbiamo un primo libro che abbiamo scritto, invece Gentile, che vale per due, invece ne avremo per due. Uno è dedicato a Rossini e Gioberti, alla filosofia del risorgimento italiano. L'altro è dedicato invece a Marx, è la filosofia di Marx, è l'opposto del titolo del saggio di Noce del Corpo Seina, non la filosofia di Marx. Perché la filosofia di Marx. La filosofia di Marx è la dialettica hegeliana. Questa dialettica hegeliana però è privata della sua base materiale che Marx aveva dato. Torna ad essere pura dialettica filosofica. Bisogna distruggere il passato per poter costruire il futuro e viene coniugata con il risorgimentalismo. Al posto dell'idea di classe subentra in fondo l'idea di nazione. Il fascismo è il risultato dell'incontro fra il risorgimentalismo cattolico e un marxismo riformato.
Ma non è questo il punto d'arrivo anche di Gramsci? Non c'è una coincidenza in questo senso tra marxismo, tra il fascismo e il gramscismo? E non è questo ciò che spiega il passaggio di tanti intellettuali italiani dal fascismo al comunismo praticamente senza conversione, senza problemi di coscienza? Se voi andate a vedere i grandi, non li sto accusando di doppio giochismo, di falsità, al contrario, sto dicendo che proprio perché erano in buona fede, questo gruppo che tra fascismo e comunismo italiano gramsciano c'è una connessione molto più forte di quella che potrebbe sembrare. Vedete come modello Ugo Spirito, grande teorico del fascismo, ma che poi approda al comunismo. Non sarà allora che questa strategia è una strategia che conduce alla fine ad un fallimento? E questa è la domanda che tanti giovani marxisti si posero dialogando con Augusto Del Noce. Non sarà che altro tema di incontro fra cattolici e comunisti, e qui la lezione di Noce valeva per i cattolici e per i comunisti assieme, l'incontro fra cattolici e comunisti fondato sulla lotta contro l'integralismo. Il marxismo sarebbe in sé positivo. Cosa sarebbe sbagliato del marxismo? Sarebbe sbagliato del marxismo lo stalinismo. Ma lo stalinismo, il totalitarismo, la persecuzione, l'orrore, il sangue, non sarebbe un elemento intrinseco al comunismo. Sarebbe una conseguenza del fatto che, dovendo lottare contro il fascismo e il nazismo, il comunismo ha dovuto indurire se stesso. Era un tempo in cui erano necessari uomini di ferro e sono diventati uomini di ferro, contrariamente a quella che sarebbe stata l'ispirazione originaria del comunismo. Allo stesso modo, il cattolicesimo, per reagire all'aggressione della modernità, sarebbe indurito la propria posizione. Bisogna sciogliere, rendere liquido. Oddio, Bauman allora non era ancora sulla cresta dell'onda, e non so se riuscire ad usare l'espressione rendere liquido, ma rendere abbastanza vero in questo. Bisogna rendere liquido sia il marxismo che il comunismo, e se si incontreranno sotto il segno della emancipazione della persona umana. Abbiamo già detto le ragioni per cui questo secondo De Noce non era possibile, non corrisponde all'essenza del marxismo. Ma aggiungiamo adesso un elemento ulteriore. Privati del loro elemento integrista, cattolicesimo e comunismo si incontrano sul terreno della società opulenta, cioè sul terreno di un modo di vita il quale privilegia in modo assoluto i valori materiali, un capitalismo perfetto, rinunciando a qualunque sogno o desiderio di trascendere l'ordine esistente. In Marx, ricordate, c'è prima la distruzione totale della metafisica, di ogni filosofia che sia rivolta al trascendente. C'è l'abolizione dell'idea stessa che l'uomo abbia un organo, l'intuizione intellettuale, che gli consente di vedere la verità. La verità è sempre il risultato di un movimento pratico, mai di un'intuizione. Questo porta a legittimare totalmente l'ordine esistente. Non puoi opporti all'ordine esistente in nome della verità del bene. E allora l'unica possibilità che possa essere esistente è la tesi della rivoluzione. Nell'ordine esistente già sta germinando un ordine nuovo che lotta per affermarsi in nome di questo ordine nuovo, poi opposto all'ordine esistente. Ma se questa tesi viene meno, allora il marxismo si converte in apologia totale del materialismo volgare. Cade l'elemento dialettico del materialismo, trionfa il materialismo volgare. E la stessa cosa vale per un cristianesimo il quale ha rinunciato, per esempio, a quella tesi fondamentale che il Redentore V ha sempre ripetuto,
secondo, ma i due sono, come molto strettamente, in continuità l'uno con l'altro. E allora, cattolici e comunisti si incontrano sulla base della legittimazione di un mondo post-coloniale, in cui tutti i valori, tranne quelli vitali, sono aboliti. Il mondo in cui è vietato vietare, ma vietare valori di ordine inferiore è la condizione perché i valori di ordine superiore possano crescere. Non c'è civiltà senza ascesi. Spero di avervi dato un'idea di quanto profondo sia stato il dialogo di Drnoce con la sinistra e di quanti giovani della sinistra hanno sviluppato la loro posizione dialogando con Drnoce, non seguendo Drnoce, perché poi è quell'aspetto dove dire maieutico che dicevamo prima, Drnoce che parla con il giovane e lo aiuta a pensare, non necessariamente a pensare quello che questa Drnoce, però a pensare con il rigore del metodo. Ma è molto importante è il dialogo di Drnoce con i giovani della destra. Diciamo le cose come stanno, il dialogo di Drnoce con i fascisti, perché parlava pure con i fascisti, a differenza di quelli che parlano solo con alcuni, io parlavo con tutti, oddio, con tutti i giovani, con quelli più vecchi, non sempre, ma con i giovani parlavo sempre di tutti. Dove, qual era il tema? Il primo tema era l'impossibilità di essere fascisti, cioè la visione storica del fascismo come momento definito e non continuato. Se tu poni il principio della potenza e della forza come elemento primo e sei battuto sul terreno della potenza e della forza, quel pensiero non è continuato. Secondo, la necessità e quindi il fallimento della sintesi che stava alla base di questo. Secondo, la necessità di sciogliere i fasci. Cosa vuol dire sciogliere il fascismo? Fascismo come movimento complesso che contiene un elemento, la dialettica di Marx, che è l'elemento che conduce al totalitarismo. Ma contiene anche un altro elemento, l'elemento l'elemento del risorgimentalismo cattolico, l'idea della ripresa dell'idea di nazione. Sciogliere il fascismo significa accantonare la dialettica di Marx e recuperare il risorgimentalismo cattolico, compiendo però un'operazione culturale che è l'opposto di quella che la cultura, la Repubblica delle Lettere italiana, ha fatto dopo la caduta del fascismo. Perché cosa è avvenuto dopo la caduta del fascismo? Dopo la caduta del fascismo avviene che l'elemento dialettico marxista del fascismo viene mantenuto, anzi, è quello che sta alla base del passaggio a sinistra di una generazione di intellettuali, di giovani intellettuali fascisti. E l'epurazione ti colpisce, e colpito dall'epurazione sono Dio, patria e famiglia, cioè l'elemento risorgimentale. La cultura ufficiale degli anni 60, 70, quando noi eravamo giovani, è una cultura ufficiale la quale ha depurato come fascista Dio, patria e famiglia, e invece ha salvato come il meglio che c'è la dialettica marxiana, anche la specifica riformulazione che è andata a gentile, che infatti è quella che serve come il modello su cui, quasi come un calco, Gramsci formula la sua. E questo salvava la voglia di alternativa di questi giovani della destra, che non si sentivano a loro agio in quel clima culturale, però li obbligava a pensare, e quindi a pensare quanto il modello originario secondo il quale tentavano di esprimere questa alternativa fosse in realtà rovinoso, perdente, fosse un tradimento del loro stesso desiderio originario. E qui, se vogliamo prendere il nome più noto, è sicuramente quel panonico, è quello di Marcello Veneziani, che anche lui è un discepolo di Drnoce, un po' eretico, però è sicuramente anche lui un discepolo.
citava quando Benedetto Croce dice: io non scriverò mai la storia del fascismo perché troppo visceralmente sono implicato in questa storia, ma se mai per un caso assurdo io dovessi scriverla, non la scriverei come la storia del male assoluto, non scriverei soltanto con il colore nero, perché ogni male storico è pur variegato in qualche bene, e quindi in realtà la nostra dovrebbe avere il nero, tanto, il grigio, abbastanza, e magari perfino qualche tocco di bianco e di luce. Questo è il senso dello sciogliere i fasci che era legato al collocare il fascismo in una prospettiva storica, intendendolo non come era la vulgata di allora, contro cui era proibito parlare, intendendolo non come l'ultima difesa dell'ordine tradizionale, collegando Mussolini con, che so, Luigi XIV come difensore dell'ordine tradizionale, ma al contrario, recuperando l'idea di Mussolini come, o del fascismo come rivoluzione ulteriore rispetto alla marxista, collocati all'interno del filone rivoluzionario. Chi ha sviluppato poi queste idee di denuncia? Penso che Felice. Non si capisce tutta la costruzione storiografica gigantesca di De Felice, che ha cambiato il quadro degli studi storici del nostro tempo, se non la si colloca in continuità con l'opera filosofica di De Noce. Caso raro tra gli storici, De Felice era un uomo che ha riconosciuto con assoluta lealtà scientifica questo ruolo di De Noce, magari non in ogni pagina delle sue opere, ma in un'operetta straordinaria, Le interpretazioni del fascismo, dove a De Noce si è dedicato non un capitolo, ma due, e in cui De Felice riconosce esplicitamente la derivazione della propria ipotesi storiografica dagli studi di De Noce. Quindi il dialogo con la sinistra, ma anche il dialogo con la destra. Ma De Noce era cristiano, era cattolico. Prima di dire due parole su questo, ancora due parole sul dialogo all'interno dell'area cattolica. De Noce era un uomo che dialogava con gli avversari del Concilio, quelli che erano scioccati dal post-Concilio, quindi tendevano a trattarcela con il Concilio, studi una tesi che voi ritrovate letteralmente in Benedetto XVI. E la tesi è: il Concilio va letto non come una rottura epocale all'interno della storia del cristianesimo. Il Concilio va letto all'interno della storia del cristianesimo. Non è un fenomeno rivoluzionario, ma è una riforma del cristianesimo, una riforma dalle origini. È un tema per la verità che prima di De Noce, ma non mi riferisco al Concilio, aveva sviluppato Romano Guardini. Il libro di Romano Guardini, Riforma dalle origini, qualche anno prima del Concilio Ecumenico Vaticano II, dice in realtà quello che è lo schema ermeneutico all'interno del quale va collocato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ma De Noce parla anche con l'altro lato, perché l'atteggiamento originario di De Noce verso il Concilio è straordinariamente positivo, salvo poi invece diventare più prudente davanti alla tempesta del post-Concilio. E perché è straordinariamente positivo? Perché il problema dell'ateismo di De Noce è in realtà va letto in un clima preconciliare che prepara il Concilio, che sta già vivendo il Concilio, come una specie di proposta per il Concilio, perché il tema del libro di De Noce è il cristianesimo nella modernità. Noi abbiamo tutta una storiografia la quale ha opposto cristianesimo e modernità, l'uomo moderno,
entrare nel cristianesimo all'interno di questo orizzonte trascendentale, di modo che tutto ciò che non rientra in questo orizzonte trascendentale sarà abbandonato in quanto non comprensibile, non sensato. E di questo che non che va abbandonato come non sensato può far parte anche, per esempio, anche l'idea di Dio, perché se l'uomo moderno, un uomo antropocentrico che pensa a partire da sé e che non ha bisogno di Dio, come fa a parlare di Dio a questo concetto, non rientra all'interno di questo orizzonte trascendentale. Quindi, pensando al cristianesimo dentro questo nuovo orizzonte trascendentale, il Concilio è non contro, ma incomparabile, incommensurabile, non c'è dialogo tra la teologia del dopo del Concilio e la teologia del prima del Concilio. Per Fenoce era per il contrario, e spiegava perché. Spiegava, intanto, in questo era vicino a Karl Barth, c'è in lui un'idea del primato della parola di Dio e dell'avvenimento. La parola di Dio spezza le catene, rompe i confini. La parola di Dio crea un orizzonte trascendentale nuovo, all'interno del quale l'uomo moderno si trova se stesso. Ma poi, siamo sicuri che l'uomo moderno ha quell'orizzonte trascendentale che voi dite? O non è questo il risultato di una visione della storia della filosofia che è una visione datata, che è una visione sbagliata? Non è che questa opposizione tra modernità e cristianesimo non possa essere costruita? Guardate, dire questo era molto difficile, perché tutti i moderni dicevano che era Dio, ripetendo con varianti la storia della filosofia di Giovanni Gentile. Ma anche i cattolici la pensavano così, almeno molti dei vittori la pensavano così, opposizione totale tra modernità e cristianesimo, solo che cambiava l'elemento valutativo. Gli uni avevano il mito del Medioevo come epoca della fede, come mito positivo, e gli altri avevano il mito del Medioevo come mito negativo, l'epoca dell'oscurità. Tra l'altro del noce in questo la pensava come la pensano poi gli studi più seri di quelli visti successivi. C'è molta più continuità tra la modernità e il Medioevo di quello che si immaginava. Ma questo ci porta al mito sul Cartesio, perché la modernità è Cartesio, ma Cartesio non è solo l'iniziatore di una linea che porta verso Spinoza, Hegel, Marx, la linea del razionalismo. Cartesio è anche l'iniziatore di una linea che porta verso Pascal, le Branche, Vico, Cosmini, ne parlerà Mauro Rocco più tardi. E questa è la linea del cristianesimo nella modernità. Cosa fa Cartesio? Partiamo non dall'essere ma dall'uomo. San Tommaso dice: primo volcadit in intenzione extens, per prima cosa ciò che rientra nel nostro ambito di osservazione è l'essere, sente. Come lo farò, avrebbe molto da dire sulla traduzione di questa parola ex, non è molto dire. Invece Descartes dice: cogito ergo sum, penso dunque solo, potrebbe essere uomo. Questo però può essere inteso in molti modi diversi. Ci sono almeno quattro interpretazioni diverse di Descartes che sono alla base della modernità. Noi per comunità ne considereremo solo due, le due che partono dal cogito. Una è io penso, dunque io sono, l'essere è l'essere del mio pensiero. Se noi entriamo in questa logica, allora anche il Dio di cui parla Pascal è il Dio che è dentro l'uomo, nulla c'è di più grande di me, perché tutto è dentro di me, perché l'unica cosa che esiste è il mio pensiero. E il percorso razionalistico. L'altro è invece io penso l'essere. L'essere che io penso è più grande di me. Quello che io vedo è la sua traccia dentro di me. Ma la traccia, dice
su questo tema della traccia ci fu il grande incontro fra Augusto del Noce e Don Luigi Fusani, che è un tema centrale del pensiero dell'uno e anche del pensiero dell'altro. Sono riconosciuti su questo ideale. Dio è presente nell'uomo, ma l'uomo è più grande. Ma Dio è più grande della traccia che nasce in noi. Ma la traccia ci mette in cammino. Inizia la vita come peregrinazione alla ricerca di quello che ha lasciato la traccia all'interno dell'uomo. E il primo che vede questa virtualità del pensiero di Descartes è Pascal, grande critico di Descartes, ma anche grande continuatore di Descartes. Potremmo mettere a dire in un altro modo. Descartes è l'inventore della geometria analitica moderna. Tutti quanti le pascolari di essere cartesiani ci consentono di capire tutto il mondo con un metodo, collocando nello spazio qualunque oggetto. Grande. È possibile costruire un sistema di assi cartesiani che ci consenta di collocare la interiorità umana con la stessa precisione con la quale collochiamo il mondo degli oggetti all'interno degli assi cartesiani conosciuti? Descartes non lo sapeva. E Descartes disse: mi occuperò del problema. Nel frattempo, però, siccome la vita bisogna viverla, la vita la dirò scommettendo su quell'insieme di esperienze, presenze, dottrine che si chiama cristianesimo, che mi hanno insegnato e che ho trovato che rende più vera la vita. C'è un criterio esistenziale provvisorio, in attesa che la scienza mi dia, che arrivi la scienza che mi dice tutto del nuovo. Pascal cosa fa? Pascal dice semplicemente: Descartes è morto e questa scienza nuova non l'ha trovata, e spiega anche perché quella scienza nuova non si può trovare, perché l'uomo è fatto di ragione intesa come razionalità, ma è fatto anche di ragione intesa come saggezza. C'è un bellissimo passo lì del Noce che dovrebbe stare in realtà nel protestantismo, invece sta altrove, sta nell'epoca della secolarizzazione, dove del Noce commenta Sant'Agostino, il capitolo 12 del libro 15 del De Trinitate, dove Sant'Agostino parla di scienza e di sapienza. La scienza è la capacità di descrivere esattamente il mondo dei puri oggetti, di scoprire le relazioni causali che legano i puri oggetti tra di loro. Ma il mondo non è il mondo dei puri oggetti, è il mondo anche dei soggetti. È la capacità di leggere il cuore dei soggetti, la sapienza corpus, è un'altra modalità di esercizio della ragione. Non puoi ridurre la ragione soltanto agli assi cartesiani. Tutti noi conosciamo grandi studiosi di una disciplina scientifica che però capiscono poco della vita, e magari qualche ricchetta che ne capisce poco della scienza però sa tanto della vita. Allora, la ragione umana cammina in queste due gambe. Una concezione, quella di Spinoza tenterà di produrre quello che Descartes non riuscì o non volle mai produrre, una etica non geometrico dimostrata. E questa è la linea del cristianesimo della modernità. Cosa dovrebbe essere il concilio? Riprendere la linea del cristianesimo della modernità, linea interrotta ma continuabile. Perché interrotta? Perché a un certo punto la Chiesa davanti alla grande offensiva del pensiero rivoluzionario ha ripiegato la Eterni Patris enciclica di Leone XIII e il grande monumento alla riscoperta di San Tommaso come strumento per resistere all'aggressione, però è anche il riconoscimento della sconfitta. Fino a Rosmini i cattolici pensano di guidare loro il movimento. Nel 78 devono difendersi dal movimento, ma la linea di Rosmini è una linea continuabile, e non è la linea della reazione contro la modernità, è la linea della continuazione della modernità. In questo senso il concilio allora assume un altro,
di una grandissima importanza, questo è un altro rilievo ermeneutico, legato alla categoria di risorgimento, che va per il concilio ma va anche per la politica. La rivoluzione, e qui troviamo il del noce discepolo di Demestre, la rivoluzione è stata una rottura totale con la tradizione, nel senso di Marx. Marx è stato, ricordate quello che ho detto all'inizio, Marx è stato l'interprete più autentico della rivoluzione, rottura totale con il passato, costruzione di un mondo totalmente nuovo. E quindi genera questo errore. Davanti al terrore c'è la comprensione della rivoluzione come fenomeno demoniaco, ma anche provvidenziale. Demoniaco, rottura, ma anche provvidenziale, giusta punizione che Dio ha mandato ad un anziano regime che professava il cristianesimo, ma nel suo cuore se ne era staccato. La restaurazione dovrebbe essere il ritorno, ma insomma che cosa? Cosa vale la pena di restaurare? Quando tornano in Piemonte di Savoia e rimettono in auge il Palma Verde, l'annuario di corte, con tutte le bizantinerie del vecchio cerimoniale di corte, la gente si dice, ma non è questo che volevamo. Non la restaurazione delle vecchie forme del mondo pre-rivoluzionario, ma la restaurazione dei valori che in quelle forme sopravvivevano molto tranquilli e che andrebbero ritrovati in modo radicale. Allora una generazione di giovani che prima ha creduto nella restaurazione si stacca dalla restaurazione e costruisce l'idea filosofica del risorgimento. Il risorgimento è la riscoperta dei valori che hanno dato vita al passato e che possono dar vita anche al futuro, creando forme sociali diverse da quelle del passato, ma animate dal medesimo spirito. E un'espressione bellissima di questo la trovate nel coro Va Pensiero, detto fra di noi, il nostro inno nazionale, io lo rispetto moltissimo, sono un ufficiale dei quartieri, mi metto sempre sulla denti, però non è vero, non è vero musicalmente e non è vero neanche con le parole, perché è l'idea che la nazione risorge dalla violenza, dalla lotta contro il nemico, dal sangue e il primato della potenza e della forza. Invece in Pensiero l'idea che la nazione rinasce dalla memoria, rinasce dalla cultura, rinasce dalla memoria di cosa? Della presenza di Dio nella storia della nazione, di quel Dio che era convocata una volta e che nuovamente può rimetterla assieme. Sono due visioni della nazione diverse e il vero tema del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dovrebbe essere il passaggio da quella, un filo massonico tra le altre cose, a quell'altra guardiana. Allora, vedete come questo dà un'idea di rinnovamento politico e rinnovamento religioso strettamente connessi l'una con l'altra. Abbiamo bisogno di continuare il risorgimento. Il problema è qua, anche qui del noce dialoga con quelli che ce l'hanno con il risorgimento, considerandolo come un fenomeno massonico e distruttivo, e quelli che lo teorizzano pensandolo come, non vedendo quella continuità tra risorgimento e fascismo, perché quella idea di nazione fondata sul potere è in forte continuità con quello che sarà poi il fascismo e anche per esempio per il comunismo. Ultima cosa, che ho già corretto il tempo massimo, ma qual è la radice di tutto? Non ne parleremo oggi perché non abbiamo tempo, ma vorrei dire solo almeno una cosa. A me colpiva del noce perché i filosofi cattolici del tempo c'erano tutti il problema dell'esistenza di Dio o del fondamento, contadini che non mi sentono bene, che hanno i contenuti, contadini a Milano c'erano il fondamento del noce, del fondamento e dell'esistenza di Dio si occupava pochissimo. Il suo problema era diverso, si riflette anche l'approccio cartesiano. L'uomo è un essere che basta a se stesso o è un essere che è bisognoso di redenzione? Perché se l'uomo basta a se stesso, che Dio esista o no, non è rilevante, perché Dio magari c'è ma non c'entra, formula felice però di Cornelio Fabbro, non di Del Noce, ma che
perché non c'è il cielo? Se Dio c'è, non c'è. Se l'uomo è bisognoso di Dio, allora l'ipotesi che Dio esista è l'ipotesi più interessante che ci sia. E io non so se è vero o no, ma vale la pena di approfondirla. E se ho qualche segno che mi fa pensare che forse c'è, allora vale la pena di scommettere la mia vita sull'ipotesi che questo Dio ci sia. E questo è l'approccio del cristianesimo nella modernità, e porta a, ai nomi conseguenti. Devo dire che anche questo è un tema che ha vinto Don Giussani e le docce. Il tema del senso religioso. L'uomo è un essere che per sua natura è bisognoso di salvezza. E per questo la preghiera, magari la preghiera di Dio ignoto, è un il primo e il più umano, e la più umana delle posizioni che l'uomo può prendere davanti al reale. Ecco, avrebbe già dovuto fermarmi, non l'ha fatto, ma l'orologio l'ho fatto, mi fermo qui. Mi spiace di non poter restare con voi, sono sicuro che avrei sentito e imparato molte cose. Grazie per aver ricordato il mio maestro. Guardate, tanti filosofi quando noi eravamo giovani e si andavano per la ragione, oggi non li ricorda nessuno, per un motivo banale, non sono continuabili. La storia, le dure repliche della storia, come diceva Roberto Bobbio, altro grande dialogo di denuncia, di cui non parleremo adesso, però ho ragione, hanno ridotto a zero il proprio filo, perché sono tutti pensieri i quali volevano parlare della storia nell'epoca in cui l'esistenza di Dio viene messa in quel modo alla prova della politica, nell'epoca in cui la filosofia si fa pratica, quella degli altri, non la nostra, ma per rispondere, perché noi dobbiamo metterci sempre nella pratica, in quell'epoca una filosofia che non è praticamente continuabile, che non illumina per la vita dei propri, che è una filosofia che non c'è più. L'unica che, e spero che voi abbiate avuto un'idea di come, aiuta a capire il mondo di oggi, ci dà delle chiavi per parlare della società liquida, non c'è, prima di Bauman parlava della religione occidentale, che ci dà chiavi per capire i fenomeni politici contemporanei, come anche, che so, Forza Italia, Alleanza Nazionale, mai in un modo apologetico. Alleanza Nazionale, sciogliere i fasci era una cosa da fare, ma è stata fatta. C'è stata una consapevolezza culturale adeguata dietro quella operazione, è stata una mera operazione politica, perché sciogliere i fasci, recuperare l'idea di nazione della sovranità occidentale, quella era l'operazione politica che andava fatta e che sono fatta a metà, o forse neanche per metà. Forza Italia è il primo partito che si pone fuori dall'opposizione fascismo e antifascismo, restituendo alla politica la sua giusta autonomia, oppure è il partito della società opulenta, in cui il mito del benessere sostituisce tutte le altre legittimazioni etiche della politica. E la sinistra, archiviando Marx, archiviare Marx, ma per andare dove? Per fare che cosa? Archiviando Marx, si fa una scelta per recuperare le radici del movimento operaio, quella protesta in nome della giustizia contro una società che opprime i più deboli, oppure sostanzialmente si passa al materialismo volgare e si difende all'interno del futuro del materialismo volgare la propria posizione di potere, realizzando il massimo della politica del potere senza idee. Non si trovano in denuncia le condanne